4 febbraio, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti. La fede, essendo vero atto umano, differisce da persona a persona. La fede di uno mai potrà essere la fede di un altro. Essa ogni giorno va costruita, edificata, aggiungendo verità a verità, ma anche virtù a virtù, sapienza a sapienza, luce a luce. San Pietro così esorta i cristiani che vogliono edificare e costruire la loro fede. La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente. Grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamato, con la sua potenza e gloria. Con questo egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Questi doni presenti in voi e fatti crescere non vi lasceranno inoperosi e senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non li possiede è cieco, incapace di vedere e di ricordare che è stato purificato dai suoi antichi peccati. Quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più salda la vostra chiamata e la scelta che Dio ha fatto di voi. Se farete questo non cadrete mai. Così infatti vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Seconda Pietro 1:3-11. Più la fede verrà saldamente edificata e più essa rimarrà stabile in eterno. Gesù chiede di edificare la nostra fede sulla sua parola, sul suo Vangelo. Oggi siamo noi messi dinanzi a due fedi, quella di una donna e quella di un uomo. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici chi mi ha toccato». Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati».
e subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Marco 5, 21, 43. La donna è di fede invincibile. Se lei riuscirà anche solo a toccare solamente il lembo del mantello di Gesù, sarà guarita. Nessuno vede, nessuno conosce, nessuno sa. Le manca però una verità. I frutti della fede vanno manifestati perché la fede possa nascere in molti altri cuori. Nessuno crede per se stesso. Si deve credere anche per far nascere molta altra fede. Gairo possiede una fede alla quale mancano ancora molte verità. È una fede che va aiutata, confortata, sostenuta, alimentata. Chi deve alimentare la fede è colui che possiede la fede nella sua piena verità. Per questo si deve crescere di fede in fede per essere valido sostegno di ogni fede ancora debole. Madre di Dio, angeli santi, fateci di fede forte per essere di aiuto alla fede dei deboli.